Ciao ragazzi, allora perdonatemi se faccio questo video senza microfono con quello del telefono, ma me lo sono scordato a casa. Allora, oggi giornata abbastanza intensa, non troppo ma abbastanza. Sono svegliato stamattina un po' più tardi, come vi ho detto dovevo andare alle 11.10 a teatro a vedere questo spettacolo riguardante la Shoah e quindi ne ho approfittato, mi sono svegliato alle 8, per le 9 ero in palestra, sono allenato, ho fatto schiena e braccia, non so se vi metto magari il post, il video che ho fatto post allenamento, non lo so, magari ve lo metto qua sotto in sovraimpressione, dipende da quanto tempo ho. Adesso cosa sta succedendo? Sono tornato a casa, ho mangiato, alle 3 ho fatto una videochiamata, eravamo in 600, dove ci spiegavano le modalità d'esame per ammissione. Sono un po' infastidito perché non ho 3,5 punti, che sono i 3,5 punti della certificazione linguistica, perché io ho fatto il first e probabilmente l'ho anche passato, ma me lo danno a fine febbraio, quindi dopo che io faccio il mio test d'ingresso. E un po' mi fa arrabbiare perché insomma ci sta tutto, però preferivo avere quei 3,5 punti che sicuramente erano più comodi, però vabbè, fa niente. Adesso dopodiché sono tornato a casa dei miei nonni, perché sono andato con mio cugino più piccolo, siamo andati in garage di nuovo e io ho fatto un allenamento molto leggero, ma giusto perché volevo fare qualcosa, dove principalmente ho fatto un po' di panca e un po' di spalle, ma veramente qualcosa di blando. L'obiettivo era un po' anche stargli dietro, vedere un attimo come si muove, perché è molto bravo in realtà, lui fa atletica, quindi sicuramente il sollevamento pesi non è il suo focus principale, però non si allena male, ha solo bisogno un attimo di affinare un po' la tecnica, magari di andare un po' più giù sulle ripetizioni difficili, però ci sta, è ancora comunque giovane, ancora ha spazio per migliorare, quindi anzi ben venga, che poverino ha di recente subito un infortunio, quindi per tenersi in forma deve anche fare qualcos'altro. Poi sono tornato a prendere la macchina e adesso sto andando a fare una lezione di guida. Oggi è la prima lezione in autostrada, sono già stato in autostrada con mio padre, quindi non è completamente una novità, però sicuramente comunque non sono sto gran drago dell'autostrada, quindi oggi dovrò stare molto attento. Non vi nascondo che appunto oggi è stata un po' movimentata come giornata, c'ho un po' questo retrogusto amaro perché per andare in teatro, città è sempre pieno, quindi ho dovuto parcheggiare per strada vicino al marciapiede. Quello che era davanti a me si vede che mi è venuto addosso quando è uscito, perché io parcheggiato me ne sono andato ovviamente. Mi è venuto addosso perché sono tornato che avevo il faro in dentro, ok? Quindi probabilmente si è rotto il supporto, si è rotto un po' di paraurti. L'abbiamo sistemato io e mio padre con un po' di fascette, però funziona tutto, è di nuovo in regola e tutto. È vero anche che cambio la macchina tra un mese, quindi però diciamo che per ora va bene così, anche perché poi cambierò la macchina dopo che appunto prendo la patente, quindi mi sembra inutile andare a spendere dal meccanico, cambiare tutti i supporti, le cose, che veramente ragazzi è assolutamente fuori di testa. Un po' di fastidio perché cavolo, se mi vieni in retromarcia addosso, ma per civiltà, ma scrivimi il numero di telefono, l'assicurazione, qualcosa, me la metti
sul parabrezza e io lo vedo, vedo il bigliettino, dico: guarda, scusa, t'ho colpito, mandami. E invece no, questo ribadisce la non civiltà delle persone. Adesso, appunto, vado a fare questa lezione, poi torno a casa, magari faccio un paio di esercizi di matematica. Wow, non mi nascondo che sono un po' stanco, però va bene così, vuol dire che sto facendo qualcosa nella vita. Adesso spegniamo la magica macchina e andiamo a lezione di guida. Poi sì, vabbè, oggi, a parte tutte le cose, penso che dopo aver fatto un po' di matematica, forse, o continuo a giocare a Pokémon, che alla fine non ho più continuato perché sono un coglione, oppure mi esercito ancora un po' su una scena teatrale che mi interessa. Se volete andare a leggerla, si chiama Buio Show, di Francesco Gabrielli con 2 B, che lui è un attore doppiatore, ma ha anche scritto questo show molto divertente, ambientato a inizi anni 2000, credo. E voglio esercitarmici perché è carino, ha personalità, è naturale, quindi lo voglio provare. Magari potrei anche considerare quest'estate, ma non lo so, di offrirmi agli oratori, magari per fare in qualche serata per i bambini. Certo, dovrei togliere le 2-3 parolacce che ci sono, dovrei cambiarle, tipo da ma cazzo lo cambio a e che diamine, una cosa del genere, però non essendo utili, cioè non essendo necessarie, non è un problema. E nulla, adesso torno a casa, cavolo, faccio le cose, poi torno a casa, mangio e poi faccio le mie cose. Domani passo un pomeriggio con la mia ragazza, quindi che bello, da 2 settimane che non la vedo, come tutte le volte, 2 settimane che poi passiamo la giornata insieme. E nulla, io, ragazzi, non ho più nulla da dirvi, quindi vi auguro una bellissima serata, una bellissima giornata, e noi ci vediamo nel video di domani. Ciao, ragazzi.